Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con le informazioni nel mondo delle criptovalute. Quindi iniziamo subito con un nuovo servizio del TG Crypto. I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali hanno richiesto al Financial Stability Board di porre una maggiore attenzione sul fenomeno delle criptovalute, cercando di mettere sotto l'attenzione problematiche come il riciclaggio di denaro, ma anche la tutela di investitori e risparmiatori, indicando che se necessario sarebbero anche disposti ad intervenire con riforme multilaterali. Nel recente rapporto pubblicato il 7 di giugno da Vice Rating, la società abbassa la valutazione di EOS, ciò in seguito ad alcuni gravi problemi di centralizzazione all'interno di tutto l'ecosistema. E insieme all'annuncio del declassamento di EOS arriva anche sempre da parte di Vice Rating la spinta nei confronti di ADA, la coin di Cardano, che secondo la società potrebbe essere un punto di partenza eccellente per la creazione di un sistema decentralizzato. Il responsabile dell'innovazione di MoneyGram commenta esaltato i primi risultati positivi dopo l'utilizzo di Ripple. Secondo Yuri Bebic, infatti, le criptovalute avrebbero un immenso potenziale di utilizzo in questo settore, riferendosi ovviamente alle rimesse, ovvero all'invio di denaro fra paesi diversi. Pertanto dichiara che le criptovalute potrebbero ricoprire un ruolo centrale all'interno di questo settore in un futuro. Ora andiamo invece a parlare di Bittrex e Binance, perché arrivano le prime restrizioni nei confronti degli utenti provenienti da diversi paesi. Iniziamo con Bittrex, che annuncia le restrizioni per tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti nel commercio di ben 32 criptovalute, tra cui ad esempio Quantum. Mentre per quanto riguarda Binance la questione è un pochettino più complicata, perché l'accesso al loro Binance DEX, cioè al loro exchange decentralizzato, sarebbe stato vietato agli utenti di ben 29 paesi, tra cui ovviamente anche gli Stati Uniti. In questo caso però interviene CZ, il CEO di Binance, che dichiara che gli utenti possono comunque accedere utilizzando degli escamotage, come ad esempio le VPN, anche se andando a leggere i termini e le condizioni del servizio sarebbero vietati. Secondo alcune fonti interne, il lancio della criptovaluta di Facebook, la Global Coin o la Libra Project, che dir si voglia, dovrebbe avvenire per fine mese, mentre il rilascio del white paper avverrebbe per il 18 di giugno. Quindi ormai manca veramente poco per cercare di capire innanzitutto qual è il nome definitivo, prima cosa, e seconda cosa, sicuramente più importante, quali saranno i casi di utilizzo, come Facebook vorrà implementare in tutto il suo ecosistema questa criptovaluta e soprattutto quanto sia più o meno distante da un concetto di criptovaluta decentralizzata come piace a noi. Ma oltre alla criptovaluta di Facebook c'è anche un nuovo prodotto lanciato da Block One, la società che sta dietro a EOS, che è per l'appunto Voice, un nuovo social network che girerà sulla blockchain per l'appunto di EOS. Già in partenza hanno ammesso che ci sarà una parte decentralizzata e una parte centralizzata. La parte centralizzata sarà tutta quella parte necessaria per la moderazione dei contenuti, per far sì che al social network sia, diciamo così, fruibile da tutti gli utenti nelle varie giurisdizioni nel mondo. E in futuro cercheranno di far sì che anche la parte di moderazione dei contenuti diventi decentralizzata. Sicuramente un progetto molto interessante, da vedere come si inserirà nel mercato attuale, da vedere come la comunità riceverà questo nuovo sistema di social network che remunera in base all'utilizzo e al tempo che ci si sta sopra, un po' ad esempio come può fare anche Brave, il browser Brave, nei confronti ad esempio dei classici competitor come Google. Conseguentemente vedremo come e quanto la criptovaluta di Facebook, dopo il lancio, diciamo così, aprirà le porte un pochettino a tutti, facendo entrare questa parola e facendola maneggiare per l'appunto le criptovalute a miliardi di persone nel mondo, e quindi anche magari questi progetti più piccoli potrebbero invece sembrare un pochettino più fruibili a tutti. Staremo quindi a vedere, ma prima di lasciarvi altre due cosette, perché oggi alle ore 19 ci sarà l'aggiornamento anche della blockchain di Stellar con il protocollo 11, e vi lascio sotto in descrizione anche un interessantissimo articolo riguardante a come BitPay, il Chief Officer di BitPay, è riuscito a strappare, diciamo così, l'accordo ad AT&T, che è il colosso delle telecomunicazioni statunitense, che è sicuramente molto interessante perché ci sono degli aspetti che magari si lasciano un po', sono sottovalutati, perché comunque in questi partner, o meglio in questi accordi con questi colossi, questi partner che sono ad esempio all'interno di Fortune 500, ci sono tanti aspetti a tenere in considerazione prima che si riesca a farli accettare. Pagamenti in Bitcoin, che, detto poi proprio così spoilerato, in realtà non accettano pagamenti in Bitcoin,
BitPay si occupa di tutto, loro ricevono dollari. E molto similmente, come ad esempio fanno servizi italiani, come ad esempio Timpli, del quale avevo intervistato Daniele Pregnolato e in precedenza durante un evento che si era tenuto a Civitanova Marche con il team di bitcoinu.it, e che trovate il video, comunque ve lo lascio linkato in descrizione nelle schede da qualche parte qui. E quindi se lo volete andare a rivedere un po' come funzionano tutti questi sistemi, nel caso foste ad esempio un'attività e volete accettare pagamenti in Bitcoin ma poi avete problemi con il fisco, ecco, sono i problemi che più o meno hanno tutti, e è un po' ancora quella zona grigia, e ci sono diversi servizi che però vi permettono di farlo. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione ed aspetto alla prossima.